Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questo video vi faccio vedere che cos'è una spagnoletta per persiane e scuri in legno e a cosa serve e come si monta. Partiamo subito. La spagnoletta è questo oggetto che vedete qui montato che serve per mantenere chiuso le due ante di uno scure. La spagnoletta è costituita da un gruppo maniglia, che è quello presente qui al centro, e da delle aste che permettono di collegare il gruppo maniglia con le varie chiusure presenti all'estremità superiore e inferiore del balcone. La spagnoletta può essere fatta e può essere prodotta da diversi marchi. I principali sono AGB, Maico, Omad, Kanzian. E ce ne sono moltissimi altri ed è costituita principalmente, o meglio funziona principalmente, attraverso il principio che adesso vi farò vedere. Normalmente in tutti i gruppi maniglia è presente questa piccola levetta che consente di bloccare l'apertura della maniglia. Infatti, come vedete, in questo momento io non riesco ad alzare la leva della spagnoletta. Semplicemente girando il bottoncino al centro, la leva si sblocca ed è possibile alzare la spalla per permettere l'apertura del balcone. Il gruppo maniglia presenta poi questo oggetto che viene chiamato appunto maniglia principale, che permette di aprire e chiudere il balcone una volta sbloccato il meccanismo. La particolarità della spagnoletta, come potete vedere, è quindi quella di avere questo meccanismo che ne consente il bloccaggio. In realtà questo meccanismo è totalmente insicuro perché nella maggior parte dei casi, io stesso nella mia abitazione, spesso mi dimentico di girarle, quindi di metterlo in posizione di chiusura, come in questo caso. Quindi cosa succede? Per i malintenzionati, ladri, topi di appartamento e persone che volessero entrare in casa, la cosa più semplice da fare non è altro che praticare un piccolo foro a questa altezza nel balcone e, essendo questa leva completamente sbloccata, è possibile, procedendo dall'esterno, andarla a utilizzare senza alcuna difficoltà. Per questo motivo la spagnoletta è un meccanismo che non è considerato sufficientemente sicuro. La cosa migliore da fare per aumentare la sicurezza di persiane e scuri in legno o in PVC è quella di andare a posizionare e ad aggiungere un catenaccio, come in questo caso. Qui lo vedete rappresentato, quindi con il solito meccanismo spagnoletta, solo che è posizionato nell'anta sinistra in questo caso, e un catenaccio per il bloccaggio. Questo catenaccio è chiamato B-Block ed è abbastanza innovativo per il settore perché è un catenaccio rotante. Vedremo poi in un video successivo quali sono le particolarità, le peculiarità del catenaccio B-Block. Esistono moltissimi altri tipi di catenacci per la chiusura delle persiane in legno, dalle classiche spranghe ai catenacci orizzontali o catenacci verticali. Bene, spero di avervi spiegato in modo più che sufficiente perché la spagnoletta non è sicura, in cosa consiste ed eventualmente come fare per aumentare la sicurezza della casa. Vi ricordo che per restare sempre aggiornati con i nostri video potete sottoscrivere l'iscrizione al nostro canale YouTube oppure seguirci nei vari social, Facebook, Instagram e LinkedIn anche per i professionisti. Grazie e a presto nel prossimo video.